2-0. Ancora un 2-0 in favore di una squadra romena che gioca in casa, l'Università di Craiova, contro gli inglesi del Leeds. Un 2-0 abbastanza pericoloso per il Leeds, che aveva eliminato la Valletta all'andata, il turno molto facile, il primo. Il secondo invece comincia a essere più pericoloso. L'Università di Craiova ha vinto 2-0, ha fallito un rigore che è stato concesso dall'arbitro che era Menegali, l'arbitro italiano Menegali. Ecco il primo gol segnato da Balaci. Balaci che fu premiato alla Cadeliscio 2 anni fa nel torneo del Bravo 78. Ed ecco l'azione del rigore, ineccepibile la decisione di Gianfranco Menegali. Ma vedete che ci sarà una esecuzione delle peggiori, raramente si vede tirare così male un calcio di rigore. C'è da notare anche il totale disinteresse anche dei giocatori nei confronti del loro compagno di squadra che ha subito il fallo e che è rimasto a terra, ignorato da tutti. Ecco infatti che adesso uno va a toglierlo di mezzo anche perché avrebbe potuto inficiare l'azione. Comunque azione che è veramente fra le peggiori che si sia mai visto nella esecuzione di un calcio di rigore. Ecco. Forse neanche su una porta di rugby la palla sarebbe riuscita a restare a livello dignitoso. Comunque l'Università di Craiova, nonostante questo rigore sbagliato in maniera clamorosa, riesce ugualmente a raddoppiare nel secondo tempo con Irinescu e il punteggio di 2-0 è un punteggio che crea indubbiamente del pericolo per la squadra inglese del Leeds che dovrà rimontare. Ecco il gol peraltro molto bello del 2-0.